Venezia in fondo è una città piccolissima, eppure è stata capace di diventare una delle grandi potenze della storia. Tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà. È l'opera grandiosa e veneranda di forze umane riunite. È un monumento maestoso, non di un solo principe, ma di tutto un popolo. Attira milioni di visitatori ogni anno. Vista dall'alto, Venezia sembra piccolissima, ma tra questi canali e questi palazzi è concentrata una ricchezza incalcolabile, non solo d'arte e architettura, ma anche di eventi storici, che hanno fatto di Venezia una città unica. Fu per un lungo periodo una vera potenza economica e militare, dominatrice dei traffici marittimi, in particolare con l'Oriente. La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della Repubblica di Venezia, conosciuta come la Serenissima o la Regina dell'Adriatico. L'economia di Venezia si basa principalmente sul turismo, in gran parte proveniente dall'estero. Il territorio comunale si estende su buona parte della laguna di Venezia, ma anche sulla terraferma circostante. Ma c'è stato un momento in cui Venezia ovviamente non esisteva. Qui si estendevano solamente dei lembi di terra disabitati che emergevano dalla laguna. Ecco come sarebbe apparsa Venezia se la si fosse sorvolata ai tempi dei Romani. Nient'altro che isolotti fangosi e dune di sabbia appena emergenti dall'acqua salmastra. È qui in questa palude dall'apparenza inospitale che a partire dal VI secolo le popolazioni dell'entroterra veneto hanno cominciato a popolarla. Vista dall'alto, Venezia ci svela la sua straordinaria unicità. La laguna che la circonda ha svolto nei secoli la funzione di un invalicabile fossato, inaccessibile a tutti coloro che non conoscevano la rete di passaggi navigabili. Venezia è aperta sull'acqua e la laguna l'ha protetta.